Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di cinema con la C maiuscola. Grazie anche agli ospiti illustri che sono venuti a festeggiare un personaggio importante del cinema italiano che nell'ambito della produzione ha ricoperto tutti i ruoli, dall'aiuto segretario, come appare ai titoli del film. Era l'ultima ruota del carro. Esatto. Due notti con Cleopatra, del 53, il primo film. 52, 53. No? Esatto. Fino a direttore di produzione, organizzatore e poi produttore in proprio. Ma poi mi licenziarono subito. Già comincia, vai. Sì, ma io. Il primo giorno, sì, fui licenziato. Sì, ora poi ce lo racconto. No, non racconto più. Riassunto il giorno dopo con un regalo da Poveno Mattori, che era il regista. Esatto, di un ottimo. Finito lì. Sì. Vabbè. Io ho queste meraviglie davanti. Non ci capisce più niente. Una carriera eseguita sempre con grande devozione, ma anche con un sorriso sul labbra che l'ha sempre accompagnato e mantenendo sempre una grande armonia nelle proprie troupe. Almeno questo emerge insieme a tante altre cose da questo bel libro su Manolo Bolognini. Scritto dalla figlia Carlotta con tanto grazie a tutti di essere venuti. La mia vita nel cinema, ecco, volevo chiedere prima di chiedere a Carlotta
cosa l'ha spinta, insomma, qual è stato lo stimolo che a un certo punto ha fatto decidere di raccogliere questa memoria immensa dal padre. Volevo chiedere a Manolo quanto si rispecchia in questa definizione che da Roberto Cadonici, che tra l'altro è presidente del Centro Culturale Mauro Polonia, non so se dopo volete fare un accenno, che dice: impulsivo e generoso, insieme lucido e confusionario, frammentario e incostante, ma sempre appassionato, galante, elegante, sempre pronto alle soluzioni e a ogni nuova opportunità. Il meglio di sé lo dà quando la situazione è complicata, non si trova nel fluire ordinato delle cose, nell'organizzazione predeterminata, nella pianificazione del lavoro. Ha bisogno che si muovano le acque, che qualcosa non torni per trovare distinto prevalentemente la soluzione del problema. È la fotografia del suo vero mestiere, quello di organizzatore del cinema, cioè in un mondo veloce e instabile dove la necessità di arrangiarsi ha spesso la meglio, perché non si può fare diversamente se non si vuole fermare tutto, e non si può mai fermare tutto, come sappiamo nel cinema. Per quanto lo conosciamo, da quello che si capisce anche in questi ricordi, nella sua carriera Manolo deve essere stato per necessità un caotico organizzatore e insieme un superbo organizzatore del caos. 90%. Lasciatemi ringraziare tutto, a parte le star favolose qui davanti, non mi aspettavo di vederle sempre così belle. Vedere donne. Sempre interessanti. Sempre. Anche un divo straordinario, che spero di fare un film con lui ancora. Ne abbiamo fatti due. Due. Non c'è due senza tre. Va bene. Preparati. Ma io voglio vedere la Cicala anche, voglio vedere, voglio vedere, è un film bello di Lattuada e c'è una donna che dà da impazzire, ma non vi dico chi è, vedetelo, che fa un bagno meraviglioso. Gli è rimasto qui sequestrato il film dal pretore Bartolomei dell'Aquila. Sì. E poi non c'era niente. E poi ritornò al Barberini e rimase 3 mesi e mezzo al Barberini. Ben ricordo. E l'altra signora che mi ricorda, purtroppo mi ricorda anche per una camminata mio fratello. Lunga e basta. Non c'è più. Grazie a tutti, grazie. Troppo onore, troppa gioia, basta. Allora Carlotta, cosa ti ha spinto? già è commosso. Quando si parla di zio. Volevo sapere. Ma adesso vedete che vorremmo, sì. Cosa ti ha spinto a raccogliere queste memorie da tuo padre e un lavoro che è stato, immagino, molto faticoso, conoscendo l'indole notoriamente riservata di Manolo? No, l'ho sempre rifiutato 2 o 3 volte perché non mi piaceva parlare del passato, in particolare quello che gli editori chiedevano. Di conoscere troppe cose del cinema che io non conosco, non ho mai conosciuto. Conosco solo il mio lavoro, limitato ai rapporti con le attrici, con gli attori, di grande professionalità, di grande serietà. Non conosco scandali, non conosco niente, non ricordo niente. Basta, si parla solo di lavoro. Se ricordavo, mi sono divertito a lavorare in tutto il mondo, non ho... Accennavamo prima, hai avuto un debutto eccellente con Mario Mattoli e Luigi Zampa a seguire in 3 film. Mattoli, Mastro 5, tutti i telefoni, esatto, bianchi ho fatto. In 3 film in cui appunto ci sono già Sofia Loren, Gino Lollobrigida e Alberto Sordi. Un debutto eccellente che però inizia, dicevi prima, con un licenziamento. Vuoi spiegare meglio? Vabbè, un giorno, no, basta, è finito lì. Licenziato e riassunto. Era l'aneddoto che era simpatico. Una persona chiave della tua carriera, oltre ovviamente a tuo fratello Mauro, sicuramente è stato Giuseppe Colizzi, prima come direttore di produzione. Che io e Giuseppe eravamo amici, lui era il primo direttore di produzione mio. Era molto bravo, ma aveva un carattere orrendo proprio. Infatti quando arrivavamo a fare Fellini, il bidone mi sembra, e Federico mi disse, ma no, o rimani solo... perché non aveva carattere, poi diventò un regista, lo obbligai a fare il regista, dandogli Peter Marte, che poi dopo 2 giorni
Peter Sasso Mezzalbergo, ecco. A Madrid, allora ridetti Terenzi che avevo da poco. Infatti, ecco, calma e savoir-faire sono due termini ricorrenti nel libro e credo anche molto caratterizzanti della tua persona. Io aggiungerei anche sangue freddo e buon senso. Ma io ho raccontato le cose così e lei non so che ha scritto. Neanche l'ha letto. Non l'hai letto. Non l'ha neanche letto. No, l'ho letto. No. Raccontavo giorno per giorno, veniva pazientemente Tanta a prendere un caffè, ma a me non mi piace, non... poi è venuto fuori. L'ho fregato. So. A più riprese, immagino. Ma sì, molto. Quanto riprese. È durato la fase? Racconta un po'. Andare da lui. Al primo modo, a vedere una platea così viene voglia di far cinema. Te lo faccio fare io. Ma produttrice magari. Sì, contesto. Senti, prima di arrivare a essere produttore in proprio, hai diciamo fatto palestra, tra virgolette, con due grandi figure della produzione. Uno è stato Alfredo Bini e l'altro Morris Ergas. Alfredo era un grande amico, siamo stati amici dal 54. E poi ho fatto tutti i suoi film, mi sembra, quasi tutti. C'era una grande amicizia soprattutto. Peccato che era... Bini per me non se n'è mai parlato nessuno. Esatto. Era un uomo troppo onesto, troppo orgoglioso, a differenza di tanti mascalzoni. Perché aveva fatto dei film straordinari, la censura, boicottandolo sempre, si trovò con un momento di difficoltà. E quando mi disse, Manolo, un film subito, che possiamo fare? Fammi parlare con mio fratello. C'aveva la corruzione, facciamo la corruzione. Dice, c'ho una moglie e uno yacht, non c'ho altro. E allora facemmo il film con la moglie e sullo yacht. La corruzione. Questo si può dire, è divertente. E invece Morris Ergas, con il quale hai fatto Ergas tanti altri è stato il primo contratto fisso che ho avuto con la Zebra Film, che ti fece anche un bel regalo, mi ricordo. Sì, ma per due le compagne mia fu una sorpresa, non me l'aspettavo. Ma c'era delle persone piacevoli allora, anche con i difetti, come ne avevo io tanti e gli altri. Io poi sono stato peggio di tutti, perché non ho mai avuto il desiderio di farmi raccomandare o andare a cercare qualcosa. Quello che ho fatto da me. Ho sempre litigato con tutti, litigando onestamente, senza... Non mi sono mai fatto imporre niente, neanche da certi registi. Solo una volta. Che io rispetto. Solo. No, niente. No, solo una volta, se non ricordo male, hai dovuto tradire, tra virgolette, era l'attuata che dovresti lasciare per andare a fare. L'attuata. Soppressione di. Era un personaggio, bisognava conoscerlo nella vita. Chi l'ha conosciuto? Barbara il ragazzino. Solo fischietto da calcio al collo. Sì. Te lo ricordi? Che Dio vi fulmini, vi stramaledica! Col fischietto. E faceva così. Però nella vita era un... Era lui che arrivava e diceva fischietto, Alberto. Barbagarila. Lui. Fischietto no. Fischietto no. È stato, mi dispiace che i giovani oggi non possono gustare quello che noi abbiamo gustato. Noi ci siamo divertiti veramente, ma tanto, lavorando anche 20 ore al giorno. Che io vedevo attrici, adesso, ai tempi di 50
la pellicola non aveva nessuna sensibilità. Un'attrice si alzava alle 4, 4 e mezzo, 5, veniva presa, portata sul set, mani sulla faccia, i capelli, alle 8 pronta, incomincia a girare, alle 8 la sera finisce, perché noi che c'era, ci facciamo 8 ore o 6 ore, si lavorava al danza. Torna a casa, fai una doccia, poi dormi. Allora non c'era tempo neanche per l'amore. E ci sono dei casi nel cinema. Andiamo avanti, io. Tant'è che non hai fatto nemmeno un viaggio di nozze. No, sì, film contemporaneamente. Anche lui. Vediamo un teorema, vedete teorema. Che ah, già finito. Vuole andare a mangiare la pizza? No, no, c'ho un appuntamento, ma non tra, alle 10. C'ho allora continuo. No, io siccome lo vedo molto stringato ed essenziale, esatto, volevo coinvolgere anche voi se volete venire riguardo alle lavorazioni dei film avute con se volete raggiungerci anche insomma. Racconta l'aneddoto del bidone. Sì, sì. Raccontaci degli aneddoti, dai, perché sono belli. Ti devi far biondo, Nino, Basta che tu comandi. Però io voglio prendere un attimo la parola, perché ha detto delle cose di Colizzi che non mi sono piaciute. Sì. È il Nino de Oro, questo te l'ho messo io il nome. Sì, a Madrid. Ha detto prima che diede lui Terence Hill a Colizzi. Quel giorno nel suo ufficio a fare i provini eravamo io e Terence Hill. Solo che quando a me mi ha messo il cappello da cowboy, la barba finta così, diceva, è un ragazzino, e lui diceva, è bravo, ha fatto un film con me, ma è bravissimo. Manolo, che cazzo stai a dire? Gli ha fatto Colizzi a lui. E così ha preso la, che poi se l'è meritato, è stato il grande che poi è diventato. Sì. Un applauso a Terence Hill, dai. Di applauso George Hilton. Grande, quando George, lo vidi, quando vidi George in un film, dissi, ah, questo voglio. E facemmo il primo film. Uno dei più bei lavori miei, ecco, Mio caro assassino di Tonino Valeri. Il primo film fu Mio caro assassino. Il primo era è stato Una volta la paura con Fernando Rey e Luciana Paluzzi. A Madrid. Sì, quello me lo ricordo molto bene. Mio caro assassino facevamo. Sì, quello è quello che mi è piaciuto di più. E poi un altro. E l'altro era, no, mi piacevano sempre gli attori che avevi. Il mio caro assassino, Salvo Randoni, un grande. Io sempre ho rubato un po' da tutti questi attori, Salerno. Il primo film che feci, La donna del lago. La donna del lago. Chi è? Che c'avevo Birna Lisi che era nel pieno successo, Philippe Leroy e Valentina Cortese che era un personaggio. Dopo ho fatto pure con te, film avevo fatto a Marino, grande. Chi era il grande attore? Chi? Salvo Randoni. Grande. Ha fatto un piccolo nome, un altro attore che so che è stato determinante, per cui è stata determinante la tua scelta, è stato Franco Nero per Django. Franco Nero ha fatto non so quanti film con me, fino a che Oma. Django, Per fare di Lavara, che non me li ricordo tutti, il 4-5. Texas addio. Fino a che Oma con Castellari. Ma Castellari non viene oggi? A Trieste sta. Ah, perché mi ha mandato. È un film. Fantasy film. Non lo so. Mi ha mandato un messaggino tramite Facebook dicendo il film che devo fare sarà il tuo. In un tavolo di gioco ci saranno Bud Spencer, Thomas Millian, Fabio Testi e te a giocare. No, quello è un altro film. Ah, un altro. Che no, il mio è solo con gli americani, è un rifacimento di Django. Hanno fatto 76 film col nome Django, compreso da Tarantino che è venuto a prendere Django. Sì, lo so. Django è una cosa mia proprio, perché era un chitarrista di Rodi e Geo, quando mia moglie era greca.
conobbi questo chitarrista, mi rimase impresso il nome. E disse, voglio fare un film con questo titolo. Poi mi presentarono una sceneggiatura, un certo Rossetti, il marito di un'amica di Gaia Romanini, che era una famosa costumista. Lessi, lo proposi a Corbucci e ci mettemmo d'accordo, con tutto il rispetto per Corbucci, simpatico, bravo, tutto. Ma lui voleva un attore americano col quale aveva fatto un film. Io dissi no, io lo faccio solo con Franco Nero. Matt Damon, sì. Ah. Che avevo provato Franco con la barba e mettergli un scudo in faccia, la brillantina Linetti. Basta pure la marca, non parlare, brillantina Linetti, basta guardare gli occhi blu, gli occhi, Franco, e facciamo un film. Pi. Poi mi disse, voglio mettiamo la neve nel villaggio est, perché no? Io ci metto il fango. Infatti dopo due giorni di riprese si fermò. E mi chiamò la moglie e mi disse, guarda, ma è talmente brutto, non... E io chiamai subito Baldi e dico, dopodomani vieni, cominciamo. Tu lo volevi sostituire, sì, con Baldi? Sì, l'avevi sostituito subito, il film era mio, non c'entrava niente nessuno. Perché era uno sbaglio mio forse, che poi diventò invece un gran successo. Bellissimo. Baldi, che poi è il regista che ha fatto forse più film. Con me ha fatto diversi film. Baldi, sì. 9. Sì. Si nomina mai. Invece. Io invece vorrei parlare del mio lavoro più bello che ho fatto con Mauro Bolognini e Manolo Bolognini. Casa Ricordi! E aggiungo, Cribbio, perché la Rai non lo manda in onda? Brava. Su Rai Premium non lo manda, no? Non lo mandano in onda, era una prima serata, 4 puntate, sì. Una prima serata Rai 1. Devono mandarlo a puntate. Certo. Io volevo farlo adesso anche a Pistoia, ma fare solo l'episodio tuo, non puoi fare, è troppo lungo. Comunque raccontava la storia del melodramma italiano, con un cast italiano, sì, con qualche elemento... non italiano come Senti, Angela Molina, un ricordo bellissimo e poi eravamo tutti là, io ero praticamente ancora nessuno. Di quella cosa, dimmi Carlotta, però non ti commuovere, ma ho una voce tonante, credo. Sì, no, io la sento benissimo. La senti benissimo? No, mi preoccupavo sentite? Perché sì, dietro. Magari se si siede là. Sì, ma infatti... Bello per tutti, no? Dai. Anche Barbara, Giorgio, se vuoi venire. In questi anni mi sono tanto rammaricata del perché non ho visto in televisione una replica, dico una, di uno secondo me dei più bei lavori per la televisione che ha prodotto la Rai, Casa Ricordi, questo affresco di melodramma italiano del quale andiamo tutti fieri nel mondo, con una regia e un calore... Vabbè, che dire allora, di Mauro le attrici e gli attori lui, che dire di Mauro Bolognini? Che dire di Mauro Bolognini? Cos'è riuscito a fare Mauro Bolognini? A farmi fare il sync. Io avevo, perdonatemi, avevo 6 arie più o meno in palcoscenico e lui mi insegnò il sync. A fare il sync con la voce di Maria Callas, la voce della Callas, una provetta da niente, una provetta da poco. E mi ricordo la facilità con la quale riuscì a tirarmi fuori questo e la sua calma, la sua dolcezza, la sua tenerezza. Io non ancora quando riguardo, perché mi capita di... Mi sono fatta riversare i famosi VHS adesso e mi capita di riguardare quel lavoro, non credo in me quando mi vedo interpretare in palcoscenico Casta Diva che in Argenti. E... Sì, eccola qui. Casta Diva che in Argenti. Cosa dire? Ricordo che mi provò, era seduto su una sedia, lui era imponente, alto, e io ero terrorizzata perché allora
Bolognini era Bolognini, la Canakis nessuno sapeva chi fosse, ovviamente, e mi provò con l'aria della regina della notte, del flauto magico Mozart. Mi diede una cassettina, che ancora conservo, dove c'era questo, soltanto ovviamente l'aria breve, con tutti gli acuti che conoscete, sali scendi della regina della notte, e lui si siede davanti a me in questa poltrona, mi guarda, io 2 settimane in casa davanti ad uno specchio con questa cassettina che andava e veniva e facevo i sospiri e tentavo di andare a sync. Avevo visto, ricordo anche, l'interpretazione della Sutherland di quest'aria, sempre in VHS, parliamo degli anni 90, ok, la Bibbia. E avevo visto che nonostante l'allegria di questo spezzone, il pezzo è drammatico perché è un rimprovero. E allora mi ricordo che ci misi il mio impegno tremante, lo feci. Alla fine trattengo il respiro, questo gigante si alza, mi fa: ma come hai fatto? Oddio, dico, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Come hai fatto a fare questo sync? Okay, ho capito che avevo centrato i suoi desideri. Dopodiché mi sibila: sceglierò per te la voce di Maria. Maria era la Callas. E lì è una sfida immensa. Una piccola cosa e lascio subito il microfono. Mi trovo in palcoscenico al Teatro Valle, dove interpretavo Norma con le ancelle, eccetera. Parte il sync, parte l'aria con la voce di Maria, io parto col sync. No, non ridere, guarda, non c'è proprio niente da dire. E se te lo rivedi, Rosi. No, però parte il sync. La preoccupazione. Immaginati, io respiro e parto col sync, con i fiati, finisce l'aria, stop. Scendo, guardo un po' tutti, mi si avvicina un tecnico e mi fa: au, ma lo sa che lei canta proprio bene? Ho capito che ce l'avevo fatto. Sono venuta qui col capo con spasso di cenere, perché per me Bolognini, i fratelli Bolognini sono il cinema italiano, e sono molto arrabbiata per non vederli più in tutti i sensi, e per, e per non vedere questi prodotti in televisione. Purtroppo io non il cinema, visto che ormai siamo abituati al peggio, e allora non sono più, non ci capisco niente. Non... il cinema di oggi non è roba tua, no, però perché c'è un, non si può avere delle idee nuove, ma a chi si... Per fare un piano finanziario, a chi ci rivolgiamo? Alla RAI io non conosco nessuno, perché non ho mai avuto rapporti, ho fatto solo favori, Tarkovsky, risolvendo i problemi, e Garibaldi, ma non ho mai chiesto e non ho nessuno. Se chiamo non mi conoscono neanche, perché sono una massa di cialtroni. Basta vedere i soldi a chi li danno, basta vedere, leggetevi i giornali. C'è un'attrice famosa che fa la produttrice, miliardi ha avuto da un onorevole. Edwin Fene. Ma perché non si possono fare i nomi? Sì? Non ci vuole. Non è presente. No, ma soldi, che vanno ormai giovani, vanno. Ma è andata tutta male, poveraccio. Dice che sta senza soldi adesso. Può essere vero o no? Che ha perso. Io con Edwin ho fatto 4-5 film. Una bravissima persona, abbiamo come no? Ma è stata brava a fare tanti film con la RAI. E ma chi l'ha visto i film? Ma che ne so, tu l'hai visto? No. Ma quello è il problema. Basta spendere. Però allora, o Berlusconi, e io no. Neanche lì c'ho rapporti, no. Anzi, rifiutai. Meno male.
la prima proposta di la produzione su Roma. Ma questa è una medaglia al valore. Cosa che prima i produttori cacciavano i soldi. Ma prima esistevano i produttori. No. Esistevano, esatto. Oggi cioè, niente. Non lavoravano i produttori. No. Erano i produttori avevano i soldi loro. Pochi, soldi loro. Si rischiava solamente quel periodo di ingaggio, di trovare il soggetto, la sceneggiatura, e poi si faceva il piano finanziario con la distribuzione Italia, distribuzione estera e coproduzione. Cioè tu coprivi il film con la distribuzione italiana, ti dicevano mi piace, ti do 200 milioni, 300 di milioni. Che ti davano le cambiali, i mini quartieri, qualcuno anche contanti. Solo sopra ho fatto anche. E poi cosa anche molto importante, i produttori, i registi avevano la possibilità di scegliersi gli attori che volevano. Sì, sì, non ci sono dubbi. Che è una cosa che non esiste più da molti anni. Scusate, amici. Sono imposti adesso. Non esistono neanche più gli attori. Sono stati i produttori e i registi, no? Che scelgono gli attori con cui lavorare. Io ho avuto la fortuna di esordire molto giovane e di esordire con il massimo che c'era in cinema, che erano loro, l'attuale. Io ho avuto un battesimo veramente importante e ho compreso, dato che io comunque ero lì come una spugna ad imparare a capire, perché era il mio secondo film, quindi non avevo idea di cosa fosse realmente. Quando uno è così piccolo affronta le cose anche con una grande incoscienza, con la voglia di capire, di imparare. Quindi ho imparato subito che cos'era il cinema e ho imparato subito qual era il sistema per farlo bene. Anche a livello di produzione, lui è un signore, una classe, un'attenzione minuziosa per tutte le cose, unita a questa grandissima esperienza e questa grande eleganza e rispetto anche di chi magari non aveva nome come ce l'avevo io. E lui mi rispettava tantissimo, si preoccupava tantissimo e la Toada scopriva e lui era lì che veniva e copriva. Era così. No, così troppo. Perché poi noi avevamo a che fare anche con la censura in quegli anni. Come no? Una cosa spaventosa, con la Toada scopriva, lui arrivava, copriamo. Si preoccupava tantissimo. Poi c'avevi la tua collega pazza. Cioè, poi doveva gestire, io ero tranquilla. Tu eri tranquilla. Io ero tranquilla. Io ero abbastanza pazza. E dovevi contenere Bianca la Toada, che aveva questa piccola donna velocissima, carina però velocissima. Quindi lui andava un po' a sanare tutte le cose che c'erano. Sorpresa, che c'erano preoccupanti insomma sul set, però ne ho un ricordo veramente molto molto bello ed è comunque la mia origine, quindi io poi negli anni avendo avuto delle origini nobili è così, negli anni poi via via crescendo con il sistema e dovendomi adattare a certi altri meccanismi, magari anche quelli della prima televisione, dove non perché insomma io le fasi le ho vissute un po' tutte, ma mi adattavo a sistemi diversi. Ma adesso fai una trasmissione, mi sembra, ti ho visto. Adesso mi occupo di donne maltrattate. Bello. Perché ho visto un pezzetto. Sì, tostissima trasmissione, però ecco, insomma. Beh, è importante. Devi tornare. Sì. Dai una bella lezione, no? A tutti quanti. Facciamo una cordata. Perché poi comunque ci sono generazioni che non possono fermarsi e non devono fermarsi. Secondo me non si adatterebbe nel cinema di oggi. Hanno fatto un'intervista a Napoli, chiedendo, non c'entra lui, chiedendo chi fossero i 40 con la morte di Edoardo De Filippo, chiedendo chi era Edoardo De Filippo. E hanno iniziato un calciatore, un cantante, ragazzi napoletani, quindi voglio dire, giocavano in casa. Una ragazza cinese ha risposto: è un drammaturgo, un attore. Una ragazza cinese.
la quindi, cultura del cinema italiano. Ci stanno fregando anche la cultura del cinema. Ci stanno, sì, sì, ma non sanno, cioè i giovani non sanno. La fortuna sono i giovani che hanno... È bellissimo, lo so. Io ne sono fiera. E tu eri bravissima. Io avevo un ruolo primo molto film... complesso. Perché avevo quasi 18 anni. Ed no, neanche. No, no. 17. 17 anni. 16, 17. Mia madre. Con, ma mia madre no, qui... Io il primo film non è stato, questo è il secondo. Il primo l'ho fatto a 15 anni e mezzo. 15 mamma con lui. Lorella 15 nel bidone. Dove con lui? Ha iniziato con lui nel bidone. No, era un bellissimo tu film, mamma. Però mamma complesso. Lorella 15 anni. Nel bidone. Poi arrivo anche ruolo difficile. Ragazza proterva, cattiva. Era anche un personaggio un po' complicato. Quindi. Era complesso il personaggio, non era. Che doveva piangere su. Ah, no, Lorella di piangere. Non ce la faceva. C'era un sacco di cose. Carlotto, puoi parlarci un po' anche era Fellini. No, ha fatto tutto lui. No, no. Era aveva messa contro un albero. No chance. E lei doveva no stare chance. Così e singhiozzare a vedere che piangeva. E non si riusciva una ragazzina. Allora disse fammi provare, mi mise in ginocchio in terra e la prendevo qui a fianco, li facevo così. E c'era singhiozzo. Beh, con quei registi, con Fellini era un divertimento sempre. Era un... Io ho avuto una gran fortuna. Ho iniziato con grandi registi a telefoni bianchi, però che avevano un mestiere notevole. Poi Fellini, Rossellini, ma diventando amici Pasolini. Proprio. E parte, non è che facevo Pasolini, un film, Pietrangeli. Pietrangeli, Risi, Clément, Dieterle, poi non me li ricordo, sono 80. Non... Con Clément c'è stato anche un confronto... Bello duro che ha fatto capire subito i rispettivi ruoli. Ma io non le ho fatto forse lui, non sapeva neanche chi ero, perché io fui sbattuto in Thailandia, parlo del 55, 50, 36 ore di volo. E arrivo già nervoso, perché arrivo nell'aeroporto, sparisce tutto, non c'è nessuno. E vedo un hostess, non parlavo inglese, tre parole, buongiorno, buonasera. Parlavo francese, era meglio non parlarlo lì, perché era dopo la famosa battaglia, ma raccontare queste cose è una noia. Ma no, come una noia? Siamo qui tutti rapiti. La battaglia di Dien Bien Phu, che le donne, una compagnia di donne, finalmente sconfissero la legione straniera francese, ci fu un massacro. Vabbè. E gli chiedo un taxi, mi chiama un taxi. E io dovrei andare, qui avevo un biglietto con l'indirizzo. E questi si mettono a ridere, e ridono, io, ma che cavolo c'è? Allora, visto, mi fa, no, banditi, qua per la strada, banditi, non si va. Allora dissi, ma che faccio? Le feste hotel in Bangkok. Eravano te, andiamo. Arrivai all'hotel. Dissi, una suite, non una camera, una suite. Domani andrò al consolato perché non c'era nessuno e la troupe era molto lontana. Avevano sbagliato le comunicazioni, arrivavo dopo secondo loro. E la mattina però purtroppo arrivarono due preti che stavano a Bangkok e mi dissero devi venire con noi. E mi portarono sul Pacifico a 300 km da Bangkok. Bella, dove conobbi... Oddio, a quell'epoca. Ma bella con Tony Perkins, che è un personaggio strano. Richard Conte, la Jovan Flitt, che è un'attrice stupenda. La Valle dell'Eden. Il film era La diga sul Pacifico. Persaf, sì. Poi avevano sbagliato tutto, mi mandarono lì, dice fai quello che devi fare, che ne so. Poi anche giovane diceva. C'era Luigi De Laurentiis, c'erano. Arrivo lì il primo giorno, proprio. C'era tutta una fila di siamesi
che dovevano passare in questa risaia, e Clément stava su una torretta con la macchina e inquadrava tutto. A un certo momento volle un fuoco, Io ero arrivato allora, vedo della paglia, che invece non dovevo toccare perché era importante per i siamesi. Prendo faccio di paglia e gli accendo un fuoco alla distanza che voleva. Ah, adesso giriamo, un turno. Il fuoco si spenge, piano piano, perché non è che era. E lui, insultando gli italiani, scese e disse non giro più. E trovò me lì. E lui disse no, il fuoco che vuoi lì, tu sì. Il fuoco termina le giornate di travaglia. Lui non sapeva chi ero, era arrivato allora. Cioè, chi sarà? Tornò su, girammo e diventammo amici poi. Duro però. Adesso forse qualcuno può vedere il teorema. Speriamo, per me è una grande gioia perché è un film che ci tengo tanto, sono riuscito a farlo nonostante le prime difficoltà. Che da un contratto americano iniziai, cascò il contratto americano, fu annullato e rimasi. Però andiamo avanti, andò bene. Volevo sapere se volevamo fare un accenno al centro culturale alla memoria di Mauro, che esiste da non so quanti anni, per l'otto. Ma adesso so che c'è una. E poi del tuo progetto, che insomma. Non lo so che c'è una serata con Cheoma, con Castellari, c'è. No, il festival, 29 e 30. Il festival, poi c'è. Credo io diventerò. Ogni due anni c'è il festival dedicato. Fanno una serata. Il libro con la signora qua. Ma ti devi parlare sul progetto tuo? No, a proposito di quello che aveva detto Federica, che i giovani forse non conoscono. Esatto. No, del fatto, diceva Federica Tessari, del fatto che i giovani non conoscono il bel cinema, quelle belle persone che erano così. Sto preparando un progetto dedicato sempre a Babbino. L'ho messo sotto quest'anno un macello. Basta. E dedicato a lui, che però prende anche tanti amici, colleghi di quel periodo bello, insomma, che è stato. Vediamo. Se ce la fate, io vengo alla Champagne quando aprite. Non dire le scene, papà. Se è buono, se no no. Comunque lasciamoci con un messaggio di speranza. Cribbio. Cribbio, ti piace Cribbio? La qualità ha da trionfare, insomma. Occorre lavorarci su questo. Tutti. Ma una domanda, non vi siete annoiati? Non aspettate il film. Perché queste cose. Ma saremo altre ore a sentire. Ogni due righe mi faceva così. ogni due righe, che scrivi? Ma che gli importa alla gente? Dai, perché stai scrivendo? Le persone vengono a vedere un film, è come quando mi hanno invitato al Vangelo secondo Matteo, lì sul Tevere. A un certo momento cominciano, parlano quelli della Basilicata, parlano tutti. Poi dobbiamo parlare io e Ninetto Davoli. Poi c'era il concerto di musica e poi il Vangelo, ma siamo matti. La gente viene a vedere il film e tu li fai vedere dopo tre ore. Il Vangelo poi non è Totò. Insomma, un po'. No, giusto. E io dissi tre parole e me ne andai. Andai subito a cena. Te giuro, non so come fare. Infatti volevo dire delle cose bellissime che nessuno sa di Pasolini. Ecco. E allora no. Siamo qui per ascoltare. Non mi interessa, c'è scritto lì, poi io non. Ma le dica, dalla voce. No, tante cose non si può. A scuola. Per favore, le dica le cose sul Pasolini.
credo che ci sia desiderio proprio di questo. Di sentire, raccontaci di questo. Io dico due parole, però dopo dopo finiamo. Okay. Okay. Vediamo. Chiede il permesso, adesso mi chiede il permesso. Con Pasolini era un piacere lavorare perché era una macchina. Non lo so, facevamo anche 48 inquadrature al giorno, ora voi che avete fatto cinema, lo fate, sapete che vuol dire. Nei posti più anche accidentati, metti il Vangelo, è stato un rischio proprio, era una scommessa, che fu vinta da Pasolini, da Bini e da me, perché non c'avevamo una lira, cioè Fini fu costretto a chiedere aiuto alla Film Finance Completion Bond, era un'assicurazione che garantiva il buon fine dei film. In questa c'era un tecnico, un certo Pomiglia, un organizzatore, che doveva controllare preventivo il piano di lavoro. Perciò era tutto inventato. Lo portai a fare dei sopralluoghi dicendogli da lontano, vedi, la giriamo questo. Insomma, partimmo e vi dico anche i soldi che c'erano, 150 milioni di lire. Partimmo e andammo nella zona di Matera. E Pasolini mi diceva sempre, ma no, lo siamo stati fortunati a scegliere Matera. E poi la gente bella di Matera, io volevo dirle questo a quelli della Basilicata, non ce l'ho fatta. È proprio un piacere lavorare qui. E quando facemmo la Crocifissione, che era uno dei pezzi più toccanti, importanti, e per arrivare a dove lui aveva scelto, era circa un chilometro di... A piedi, tra i sassi. Sassi, e non potevamo arrivare con la macchina. Perciò c'era anche la mamma, dovevamo aiutare, portare in braccio. E mi ricordo c'era il direttore della fotografia, era Tonino Delli Colli, che lui aveva difficoltà a parlare, no? Bravissimo, favoloso. E aveva la pretesa di non chiamare Pasolini, ma di chiamarlo Pierpaolo, e non ce la faceva mai. Era doppia la cosa, no? Allora stavamo preparando questa scena della Crocifissione. Era lenta, il tempo cominciava a cambiare e Tonino voleva dire non c'ho più luce, non ce la facevo. E io le facevo, sta tranquillo, glielo vado a dire io. Finalmente girammo, ci fu un applauso e poi un silenzio assoluto, ci fu un abbraccio stupendo di Pasolini con la madre che faceva Maria Maddalena. Fu un momento commovente, noi che sensibili, chi non era sensibile non si commuoveva. Poi La strage degli innocenti, erano dei film terribili. Purtroppo lui ogni tanto lo girava di qui e di là, io avevo paura perché in posti che non conoscevo, la sera ero sempre... E una sera dissi Pierpaolo, andiamo a un albergo, è tardi, è pericoloso perché non conoscevamo posti. No? E lui mi disse, Manolo, io so come morirò. Brividi, quasi un presagio. E io con lui ho fatto la ricotta con Orson Welles, Vangelo. Teorema, l'altra cos'era, che non diretto da lui, ma quello tratto dal suo libro, non mi ricordo che lui... Rogopag? No, che Rogopag? No, un romanzo di... Vita violenta? No. Ma era Rogopag? No. Pasolini? No. Che fu fatto da due registi, Paolo Oich e Rondi, che era fratello. Sì, però Pasolini veniva tutti i giorni. Non c'è dubbio. E poi avevamo firmato per fare La vita di San Paolo. Non lo produce ambientato nell'ultimo guerra. Dopo, perché c'era Pasolini. Era episodio, eh?
Sì, Rocco Paganelli, ho detto nell'episodio lui, la ricotta, c'era Godà, Pasolini, Gregoretti e Rosselli. Esatto. Era una... Ci lasciamo però magari con un aneddoto un po' più, per essere più alleviati. Ma io mi sono trovato bene con tutti. Ci sarebbe una domanda. Ma mi pare che l'ultimo film che il produttore Bolognini fa con Pasolini è Teorema, vero? L'ultimo film è Teorema? L'ultima collaborazione con... No. Fatto ancora dopo Teorema, non mi ricordo. Non mi faccio queste domande, ma non me lo ricordo. Ma voglio dire, quando Pasolini lascia lei e Bini, non vi tradisce un po'? Perché voi e lei e Bini gli avete dato fiducia, perdoni. Sì, no, adesso andiamo a un socio mio che non era uno charmeur, non era uno, e purtroppo ebbe l'idea quando Pierpaolo ci presentò l'idea di fare Decamerone. Io dissi subito sì, lo chiusi immediatamente con la distribuzione, poi andai non mi ricordo dove, e nel frattempo fu portato Decamerone da questo socio mio a Grimaldi, e io mi incavolai. Allora dissi, faccio Decamerone, esco 2 mesi prima di lui e faccio un Decamerone io con un regista. Allora mi chiamò mio fratello, mi disse, non fare scherzi, lascia. Mio fratello era una persona seria, io ho sempre detto a lui sì, quello che voleva, no, no. Eravamo amici, io ho fatto solo 2 o 3 film con lui, non... però c'era un'amicizia, ho rinunciato anche a cifre folli, non feci Sandoka, il primo Sandoka, quello è con che c'è. Perché durante, quando tu stavi preparando il Sandokan, io stavo in classe, ero stata nominata Sandokan, c'era la perla di Labuan, c'erano le mie compagne. E mi disse, no, non andare, tu c'hai i figli e rinunciai a una cifra folle. E litigai con Lombardo, che era mamma mia, se faceva un film era il più grosso. Però aveva ragione mio fratello, no? Rizzoli, lo stesso Rizzoli, quello vero. Rizzoli, quello vero. Giorgio, vuoi dire qualcosa tu riguardo ad aneddoti con le lavorazioni avute insieme a Manolo? Avanti. Va bene, io ho un'influenza bestiale, vengo da un viaggio da 17 ore in aereo. Vengo dall'Argentina, vengo soprattutto per loro, per i Bolognini e per Carlotta, che è una grande... Grazie, amica. Ma penso che tu sia distrutto adesso. Sono distrutto. No, non per quello, sono contentissimo di quello che hai detto. No, io ho lavorato molto bene con te e ricordo con grande piacere quel film, soprattutto Mio caro assassino di Tonino Valeri, e c'ho questo aneddoto, questa cosa che mi ricordo, la scena finale, che era un grande monologo mio quando si scopre l'assassino, che lì è stato un bellissimo, devo dire, era bello, molto lavoro bello. Mio. Non volevo ritirare fuori il film adesso. Sì, ma c'è, è stato distribuito male quel film, era la Jumbo, credo. Sì, no? Era assassinato. Assassinato. E rimane in testa. E mi ricordo che... non posso parlare, mi ha detto, lui mi dice, io mi avevo studiato tutto perché era in inglese il film, e mi dice Tonino Valeri, guarda, per questa scena finale ti do mezz'ora, cambiamo tutto, ti devi studiare 2 pagine in inglese, te la senti? Sì, me la sento, vediamo, a quell'epoca ero molto giovane, avevo una grande memoria. E niente, l'ho fatto, è stato uno dei miei migliori lavori, mi ricordo molto bene di quel film. Sì, era bello. E l'altro pure. È venduto in quasi tutto il mondo, però. Sì. No, non è andato bene. Ma non... Mi scrivono molto con Facebook di quel film. Ma che te volevo dire? Erano film minori per te, ma non esistono film minori, come non esistono attori che... perché hanno un piccolo ruolo, dice, non è un bravo attore. Esistono solo quelli che fanno le cose per bene. E il film era bello, ma era per te, era un, come ti posso dire, un film minore.
con tutto quello che hai fatto te, con quei registi. No, era sempre, erano tutti uguali, sono tutti figli, no? Tutti. Certo, no, no. Sì. Poi c'era quello più complicato, quello meno, però... No. Sì, sì, ma no, no, sono stato molto bene. E spero che quello che mi ha detto Castellari, che adesso facciamo film insieme. Non ti preoccupare, bene. Che arriverà, sì, credo. Io adesso faccio una cura di ringiovanimento. Chiamiamo a Pietro Tenolio che ci trucca bene. Gli faccio un po' di torte. Gli faccio un po' di torte. Dipende tutto da mia moglie, se mi continua a fare i biscotti come oggi. Sì. E le torte mie? Quelle veramente buone. E lei me l'ha fatta uguali oggi, oh, favolosa, come quelle dell'Ido di Camaiore. Lotta, una domanda per te, volevo sapere, leggendo il libro si ha la sensazione che tanti aspetti, ricordi, aneddoti forse non siano stati raccontati, anche per questioni di lunghezza, forse potresti fare anche altri due libri. Credo. Come hai saputo gestire e che criteri hai usato nella selezione di queste esperienze vissute da tuo padre? Prima di tutto abbiamo deciso di comune accordo di non scrivere tante cose, solo cose piacevoli, bei ricordi. Non è stato facile perché, insomma, l'avete visto. Stargli appresso, l'avete sentito? L'avete sentito, quindi ogni due righe che scrivevo mi diceva: ma sta a fare? Ma che gli importa la gente? Ma dai, ma. E io così ho detto: guarda, che un giorno mi sono arrabbiata, gli ho detto: guarda, che io quando comincio una cosa la porto fino alla fine, se no, non. Sì, sì, una paura. Sì, sì, sì. Basta. E per adesso sì. Vieni solo a prendere caffè e non parlare sì. più. Sì, però poi quando mi vede comincia a ricordare. A no, parlare. No, non ricordo. No, 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 assolutamente. No, no, scordatelo. No, e poi no, per bello gli dico: ah, ma ti ricordi quell'attore? Ti ricordi quando siamo stati lì? Che no, cosa faceva? Delle cose così. Ma sì. Perché c'eri pure te? Non me lo ricordo io, non... No, sì, no, giuro che non dimentica che sono mai visto. Non mi ha mai visto. Ma poco. Meno male che ci sono le foto, vero? Certo. Ci sono le foto. Sempre appiccicata stavo. Carlotta, tu seguivi sempre il tuo papà? Sempre. No, 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 no. Andavi spesso sul set? Sempre. Ma come? Tutti i film. Fotografie con Mastroianni, ho visto, con tutti i film. Sempre, sempre. Io su Casa Ricordi non ti ricordo. Forse no, ero troppo occupata, sì. Troppo occupata a cantare. A cantare, credo. C'ero, perché avevo lei piccolina, sì, che stava tra le... Il zio fermava di girare, sì, e si prendeva lei piccolina, se la metteva tra le braccia e poi ricominciava a girare. E poi avevo l'altra figlia piccolina, quindi insomma quel periodo veniva un pochino meno. Però tra zio e papà... Non ho mai visto nessuno. Lui nega. Cioè, voi capite che è stato un successo quel libro per me, veramente. Tra cosa, non so come ho fatto. Non ho mai visto nessuno. No, no, infatti a volte gli dico, ma... Io non so che... Se c'era, piacere, dormiva. Ce lo voglio mostrare, è nascostissimo. Eccolo qui. Sì, sì. Ah, okay. Questa è la copia mia, No, sa da comprare. Si deve comprare. Allora, dove si trova il volume? Perché i libri vedi le mie amichette? Vedi le mie amiche? Ufficio stampa. Il mio ufficio stampa. No, no. Va bene, Bolognini scalpita. Ringraziamo Manolo Bolognini. Grazie a voi. Grazie a voi. Carlotta Bolognini. Grazie anche a Maria Mani, Giorgito, Barbara Rossi.